Ristorante Costa, la migliore cucina casalinga. Sala per matrimoni e cerimonie. Splendido giardino con buffet. Ristorante Costa, Selva di Trissino. 0445 96 02 95. A Selva di Trissino ritorna anche quest'anno la rinomata Festa del Gnocco, uno degli eventi più attesi dell'estate vicentina, che ogni anno attira qui i bongustai provenienti da tutte le province e non solo, impazienti di assaggiare questa delizia. E ricetta vincente per questo grande successo è da 13 anni il rinomato Gnocco di Selva d'Eco, preparato ogni giorno dalle mani esperte di un gruppo di volontari, con ingredienti locali e spadellato uno a uno con ben 11 varietà di sughi per rendere questo prodotto unico. Una storia d'amore e passione per il proprio territorio, quella che vi racconteremo in questa nuova puntata di Mosaico. Benvenuti! Alle pendici della Valle dell'Agno, attraversato suntuosamente dal torrente Agno, è situato il paese di Trissino. Un paese intimamente legato alle proprie origini e tradizioni e a prodotti enogastronomici di altissima qualità, presenti anche nelle molte frazioni che circondano questo magnifico territorio. Ed è proprio la frazione di Selva che si distingue per un forte attaccamento al territorio e per una particolare ambizione per i prodotti che la terra coltivata, con grande impegno e passione, offre. E da questi prodotti nascono gli squisiti gnocchi di Selva, un prodotto unico che ha ottenuto anche l'importante denominazione comunale, celebrato ogni anno qui a Selva di Trissino con una grande festa, arrivata quest'anno alla 13ª edizione. Grandissimo il successo, che aumenta di anno in anno, come da tradizione durante i primi due weekend di settembre, con più di 25.000 persone e quasi 95 quintali di patate utilizzate. La Festa del Gnocco è diventato un evento fondamentale per il nostro territorio, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze in campo enogastronomico, ponendo particolare attenzione alla conoscenza dei prodotti locali di altissima qualità, delle preparazioni, dei produttori e alla divulgazione presso il grande pubblico di visitatori. Nel 2005 nasce la rinomata Festa del Gnocco di Selva di Trissino e da allora ha riscosso un grandissimo successo che aumenta di anno in anno. È proprio così. Nel 2005 un gruppo di paesani hanno deciso di rivitalizzare il territorio di Selva creando questo evento. L'obiettivo era duplice: da un lato raccogliere risorse per riuscire a riqualificare il territorio, creare un po' di arredo urbano, aiutare la parrocchia stessa per le migliorie interne della chiesa e quant'altro, e dall'altro lato valorizzare il territorio, quindi dare uno sviluppo agricolo e turistico al territorio stesso. Ricordiamo inoltre che gli gnocchi di Selva hanno ottenuto anche l'importante denominazione comunale. Esatto, è stato successo anche questo. Nel 2011 assieme al Comune di Trissino abbiamo realizzato il disciplinare per la produzione degli gnocchi d'Eco, in cui la componente fondamentale da un lato è sì la ricetta tradizionale, ma dall'altro è la patata Montefaldo d'Eco, che è un altro prodotto che ha ottenuto la denominazione comunale. La d'Eco è stata ottenuta non in quanto abbiamo una varietà particolare, ma più che altro per le caratteristiche del territorio, o meglio abbiamo un suolo di origine vulcanica, quindi particolarmente minerale, e un'altitudine tale da garantire la giusta escursione termica tra il giorno e la notte, quindi un ambiente ideale per la produzione delle patate. Abbiamo cercato di costruire delle iniziative assieme alla Festa del Gnocco, come la gara di mountain bike, la Gnocco Bike, come la camminata enogastronomica gnoccolando, come quest'anno la gara di trail, la Montefaldo Trail, in maniera da far conoscere a più persone possibili cosa si può fare a Selva, quali sono le bellezze. Ricordiamo che siamo in un territorio di 550 metri sul livello del mare, dove nelle giornate di bel tempo si riesce addirittura a vedere anche Venezia, quindi dei paesaggi mozzafiato, e si può anche riscoprire le antiche tradizioni osservando la forma delle contrade, delle case e del paesaggio stesso. Il mio viaggio tra le colline e la pianura del territorio trissinese inizia con un buon aperitivo all'interno dell'Enoteca Lorenzo Pasetti, sito in via Stazione 34 a Trissino.
passione e amore per l'attività vitivinicola sono i capisaldi della famiglia Pasetti dal lontano 1837. Nata come azienda vinicola, i cui vini prodotti venivano venduti in Italia e all'estero, si specializza negli anni nella distribuzione di bevande a ristoranti e locali. Ovviamente il ramo dell'onologia e dei vini non viene mai dimenticato dalla famiglia Pasetti e anzi cresce in modo proporzionale con l'azienda, fino alla decisione di creare una piccola enoteca dove poter continuare a sviluppare questo ramo aziendale. L'enoteca Lorenzo Pasetti rimane nella sede storica in via Stazione 34 a Trissino, rimodernata e ampliata creando un'atmosfera unica dove poter trascorrere momenti magici di relax, le vostre pause pranzo e cena, degustando piatti unici preparati rigorosamente con ingredienti del territorio. Qui la ricerca e la selezione dei vini, sempre in continua evoluzione, sono fondamentali per dare sempre la maggiore qualità e la migliore scelta dei prodotti. Oltre ai vini vengono inoltre promossi e curati anche prodotti gastronomici di altissima qualità e con essi le confezioni natalizie da sempre curate nella loro eleganza. Capisaldi dell'Enoteca Pasetti sono la selezione dei prodotti e l'informazione di essi ai clienti, creando per l'occasione serate a tema e degustazioni che permetteranno di testare la qualità di questa lunga tradizione. Cari telespettatori, è arrivato il momento di entrare in cucina perché scopriremo insieme tutti i segreti dei prelibati gnocchi di Selva di Trissino. Quindi prendete carta e penna e seguitemi. Sembra di assistere ad una vera e propria catena di montaggio. Più di 150 volontari che lavorano duramente ma in allegria per rendere questa festa un momento unico. Dalla bollitura delle patate alla pelatura rigorosamente fatta a mano, fino all'impasto e al taglio di quest'ultimo, sotto l'occhio vigile della signora Aurora. Per poi arrivare in cucina e passare all'importante compito della bollitura degli gnocchi con le signore Luciana e Teresa, che repentinamente passano i piatti a Leonilde e Francesco per il condimento con i sughi e la spadellatura, effettuata rigorosamente piatto per piatto. Perché quando si parla di gnocchi di Selva è d'obbligo che siano serviti appena tolti dalla pentola e ben caldi, per non togliere la fragranza e il sapore che li caratterizzano e li rendono unici. Inoltre, alla festa del gnocco si possono degustare anche squisiti secondi piatti, minuziosamente preparati da Claudio, e deliziosi dolci. Mi sono spostata ora in via Pellizzari 2 all'interno del ristorante Costa, dove potrete degustare tutto l'anno gli gnocchi prelibati di Selva di Trissino d'Eco. Lo storico ristorante Costa vanta una lunga tradizione culinaria dal 1969, gestito attualmente dai fratelli Paolo e Marcello, con l'aiuto indispensabile della mamma Anna. L'iniziale piccola trattoria composta da una sola sala diventa negli anni un locale ampio e accogliente che può ospitare fino a 350 posti a sedere, confermandosi come punto di riferimento per tutta la comunità. Un menù ricco e raffinato che rispetta tutte le ricette migliori della nostra tradizione culinaria, utilizzando ingredienti freschi e genuini esclusivamente del territorio. E il piatto principe di questa squisita cucina sono gli gnocchi di Selva d'Eco, degustabili durante tutto il corso dell'anno, anche attraverso serate a tema. Tutti i venerdì, infatti, il ristorante Costa propone questa delizia, rigorosamente fatta a mano, con 6 diversi tipi di gustosi sughi, su una scelta di oltre 30 a rotazione stagionali. Un menù prenotabile anche ogni mercoledì e sabato. Il ristorante Costa propone inoltre tutto l'anno, su prenotazione, cene di grigliate di carne o di pesce, di selvaggina e serate gastronomiche a tema, come la paella di Ibiza e la risotteria. Il ristorante Costa è anche perfetto per i vostri momenti speciali, disponendo di ampie stanze prenotabili di uno splendido giardino esterno, perfetti per i vostri matrimoni, compleanni, riunioni o cene aziendali. La festa del gnocco, insieme a tutte le altre manifestazioni di valorizzazione di questo magnifico territorio, sono fortemente volute e sostenute anche dall'amministrazione comunale, e per l'occasione abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Trissino, Davide Faccio. La festa del gnocco è la festa principale di promozione del territorio, un territorio che ha grandi potenzialità, un territorio che, se ben valorizzato,
può dare anche grosse soddisfazioni. L'esempio emblematico è questa festa, partita 13 anni fa da un'invenzione insomma della popolazione di Selva e ha raggiunto ovviamente adesso dei numeri e dei risultati sicuramente importanti, credo ormai anche nazionali, quindi va dato merito a tutte le persone che hanno collaborato e che credono nella promozione del territorio, che passano sempre e soprattutto attraverso queste manifestazioni. Casa Rurale Artigiana di Brendola, in collaborazione con Satispay, ha promosso anche per la 13ª edizione della Festa del Gnocco uno sconto immediato sugli acquisti per appunto gli ospiti. Siamo qui anche in questa manifestazione, la Festa del Gnocco, dove partecipiamo già da diversi anni, quest'anno con la novità di Satispay, ovvero quel sistema di pagamento che sfrutta i cellulari per inviare e ricevere denaro e pagare nei negozi. Qui abbiamo attivato anche una promozione del 10%, sì che tutti quelli che vengono a mangiare gli gnocchi qui a Selva avranno un vantaggio, cioè pagare con Satispay e avere un 10% di sconto. Tra l'altro, per il mese di settembre-ottobre abbiamo esteso lo sconto del 10% anche a tutti i negozi della provincia di Vicenza che sono convenzionati con Satispay. Come si fa appunto ad iscriversi a questa app? Basta scaricarla dal proprio smartphone, funziona con qualsiasi banca. Inoltre ricordiamo che Cassa Rurale Artigiana di Brendola, dalla sua nascita nel 1903, è vicina appunto al proprio territorio, alle manifestazioni presenti su di esso, con un'attenzione particolare verso i giovani. Con questa app noi vogliamo avvicinarci ai giovani e fargli capire che la nostra banca è una banca all'avanguardia che propone servizi innovativi e soprattutto è sul territorio perché partecipa a queste manifestazioni incoraggiandole non solo con contributi di beneficenza e di contributi per la realizzazione della manifestazione, ma anche con soluzioni innovative di pagamento. E parlando di giovani, mi trovo ora nell'area del Baretto, dove potete degustare ottimi spritz durante queste serate di festa. Vi aspettiamo, è 13 anni che faccio parte di questa manifestazione, di anno in anno ci impegniamo sempre di più per soddisfare anche le esigenze di noi giovani. Ricco inoltre il calendario di eventi che avete organizzato anche quest'anno durante queste giornate di festa. Cerchiamo di arricchire ogni anno il calendario di iniziative, poi cerchiamo sempre comunque di abbinare all'interno delle varie iniziative l'aspetto culinario e non gastronomico con l'aspetto appunto più salutare e sportivo. Un esercito di volontari, quello che lavora ogni giorno dietro le quinte di questa importante manifestazione e che contribuisce al suo grande successo, come Laura, la responsabile delle casse, e Natalino, che si occupa di coordinare il bar, e ancora Franco e Algide, capisaldi per la gestione delle attrezzature di capannoni. Persone che amano il proprio territorio e che ogni anno si impegnano per la buona riuscita di questo evento, garantendo la totale sicurezza, come lo studio di ingegneria Faggione Zulpo, gli impianti elettrici Boscaro e la termoidraulica Pancera. Ricordiamo inoltre un appuntamento importantissimo che si rinnova da ben 11 anni con la Gnocco Bike. 11° anno, abbiamo stupito anche questa volta, il percorso era fantastico, a detta di tutti. Ho visto tantissimi giovani, quello mi ha gratificato molto. Speriamo di continuare, la voglia è tantissima. Ogni anno tutta la comunità trissinese partecipa alla realizzazione della rinomata Festa del Gnocco per promuovere non solo la patata di Selva d'Eco, ma durante questa manifestazione vengono valorizzati e pubblicizzati tutti i beni agricoli prodotti nel territorio collinare. Grazie alla mostra mercato presente in tutte queste giornate, che permette a chiunque coltivi direttamente un fondo agricolo di poter vendere i propri prodotti. Un'altra eccellenza del territorio di Selva di Trissino è la produzione di vino biodinamico. E noi seguiamo la filosofia di Steiner, l'equilibrio per noi è la cosa fondamentale. Ovviamente lavoriamo biologico in campo, quindi non utilizziamo trattamenti invasivi, lasciamo che sia l'uva a parlare. A fianco dei produttori anche molte attività del territorio che da anni sostengono e valorizzano la Festa del Gnocco, come lo staff carismatico, creativo e professionale di Alabama Viaggi. Viaggiare e conoscere il mondo è il sogno di ognuno di noi, un sogno che vorremmo fosse perfetto ed è proprio questa la missione di Alabama Viaggi. Sono 16 anni ormai che
cerchiamo di soddisfare tutti i nostri clienti, ovviamente con i migliori operatori nel settore. Inoltre organizzate anche delle gite in giornata. Ci siamo messi a organizzare delle gite per passare una giornata diversa dalle altre. Noi abbiamo organizzato anche la festa dell'uva e del vino a Bardolino, dopo la festa in Val di Nonna e poi a novembre faremo anche quella del Torrone, aspettando ovviamente tutto l'avvento qui ai mercatini di Natale. Quindi, cari telespettatori, Roberto e tutto il suo staff sono impazienti di ricevervi per organizzare il vostro momento magico di relax in Viale Venezia 143 a Trissino. E torniamo ora alla festa del gnocco di Selva di Trissino, per ricordarvi che continuerà anche il prossimo weekend, nei giorni 8, 9 e 10 settembre. Il mio viaggio all'interno del territorio trissinese si conclude in Via del Lavoro 13 all'interno del negozio Habitat, dove potete trovare le migliori soluzioni di tende da sole e da arredo e non solo. Esperienza, progettazione, design, conoscenza dei materiali, ricerca di trasformazione e emozioni. Come un alchimista, Habitat integra le sue soluzioni per interni ed esterni nel vostro spazio e nel vostro mondo, per soddisfare ogni vostro desiderio. La realizzazione delle tende è il cuore pulsante della nostra attività. Con i nostri tessuti vestiamo la vostra casa. Come un vestito vestiamo la vostra casa, con tessuti damascati, ricamati preziosi, plissettati metallici moderni e tessuti veramente esclusivi. Abbiamo tessuti d'ogni genere, per ogni personalità, perché la vostra casa rappresenta la vostra persona. Una lunga tradizione ci ha consentito di specializzarsi nelle tende da sole, a braccia, a caduta, chiusure trasparenti, pergole e con l'ultima novità, una tenda a braccia che crea completamente la vostra privacy per il vostro giardino o il vostro terrazzo, dotata anche di luci. Un percorso unico, quello che abbiamo vissuto in questa nostra puntata, tra la valorizzazione del territorio trissinese e la promozione della delizia degli gnocchi d'eco di Selva di Trissino, in cui abbiamo conosciuto anche una comunità fiera e orgogliosa delle proprie tradizioni. In conclusione vi ricordo come sempre che tutti i nostri speciali sono rivedibili sul nostro sito internet www.tvavicenza.it alla sezione cultura. Arrivederci al prossimo appuntamento con Mosaico. Ristorante Costa, la migliore cucina casalinga, sala per matrimoni e cerimonie, splendido giardino con buffet. Ristorante Costa, Selva di Trissino, 0445 96 02 95.